lunghissimo della Virginia, nome indipendenti della Lega per Villanova e per Bernareccio. L'idea di fare questa conferenza stampa nasce dall'evoluzione che negli ultimi 4 mesi ha avuto il tema del PGT all'interno del dibattito, sia all'interno del Consiglio Comunale sia nel confronto, quel poco che c'è stato, con tra l'amministrazione e i cittadini. Voglio farvi una breve storia, diciamo, degli ultimi mesi, anche per inquadrare un po' il tema e per capire a che punto siamo arrivati. Noi arriviamo sostanzialmente da 3 mesi in cui come opposizione abbiamo cercato continuamente un confronto con la maggioranza in una sede istituzionale che è il Consiglio Comunale. L'abbiamo cercato promuovendo diverse iniziative, chiedendo un consiglio straordinario aperto ai cittadini, in cui i cittadini potessero confrontarsi direttamente con l'amministrazione, cosa che all'interno di un consiglio comunale non è possibile, perché il diritto di parola spetta solo ai consiglieri. Però c'è una forma particolare di consiglio che si chiama adunanza aperta ed è quella che noi abbiamo richiesto all'amministrazione di convocare proprio per avere un confronto sui contenuti, quindi anche approfondito, direttamente in una sede istituzionale. Questo l'abbiamo fatto a marzo, quindi sono già passati 2 mesi. Di fronte al non accoglimento delle prime richieste legate a, diciamo, dei cavilli regolamentari, abbiamo portato avanti altre richieste, mandando tra l'altro delle sollecitazioni al prefetto per chiedere un intervento diretto, a cui non abbiamo ancora avuto, diciamo, nessuna risposta. Siamo arrivati al Consiglio Comunale del 29 di marzo, Consiglio Comunale in cui c'erano presenti molti di voi, molti cittadini, dove di fronte alla una delibera che avevamo proposto, una delibera che prevedeva di stralciare, di togliere dal piano del governo del territorio gli ambiti di trasformazione più grandi, quelli che sostanzialmente vanno a incidere sia sulle trasformazioni delle aree agricole inedificabili, sia sulle trasformazioni delle aree agricole in aree industriali. Chiedevamo un confronto diretto, una presa di posizione chiara, finalmente, rispetto anche a tutto appunto il PGT per come si era venuto a formare finora. In quel consiglio sostanzialmente c'è stata una chiusura totale dell'amministrazione. Noi abbiamo cercato di insistere per chiedere anche una spiegazione, se non altro una difesa di quello che erano le loro decisioni, di quelle che erano e che sono ancora le loro decisioni. Sostanzialmente la risposta è stata demandata a un comunicato stampa che poi avete potuto leggere anche sul click, in cui vengono ribadite le scelte all'interno del piano del governo del territorio, vengono sostanzialmente millantate alcune azioni dell'amministrazione dicendo che questo è il nostro, vostro PGT, di tutti, perché condiviso, compartecipato, presentato, interloquito, discusso e reso pubblico a tutta la cittadinanza attraverso le assemblee pubbliche. Ora, di fronte a frasi di questo tipo, non ci spieghiamo perché proprio in una sede opportuna, che poteva essere il Consiglio Comunale, l'amministrazione abbia deciso di bloccare e sostanzialmente chiudere il confronto. Quello che quindi facciamo stasera è quello di insistere su questa strada. Lo facciamo con più forza perché lo facciamo con 3 gruppi di opposizione, e quindi lo facciamo anche con un numero di consiglieri alto, perché tutti e 3 i gruppi rappresentano più del 40% del Consiglio Comunale. Lo facciamo stasera dopo aver scritto al prefetto una terza volta, stiamo ancora aspettando la risposta rispetto appunto al Consiglio Comunale aperto, e lo facciamo anche in una situazione di dibattito, anche di confronto con i cittadini. Ringrazio Candida per essere qui, Candida è la coordinatrice del gruppo La Parola al Cittadino, che è un gruppo di cittadini che sta promuovendo una petizione che chiede proprio una moratoria per 5 anni per evitare le trasformazioni sempre delle aree agricole inedificabili e industriali, e quindi pensiamo sia positivo il fatto che un gruppo di cittadini autonomamente stia portando avanti questa battaglia appunto da cittadini e non per quello che noi invece facciamo dal punto di vista più politico e consiliare. Penso che la maggioranza si sia chiusa
in questa assenza, in questa non volontà di confrontarsi, proprio perché probabilmente dà fastidio interloquire con dei cittadini che sanno cos'è un PGT, sanno come si può immaginare e progettare un paese in modo diverso, sanno di cosa parlano. Le assemblee pubbliche che hanno fatto in questi 2 anni, in questo anno e mezzo, erano assemblee pubbliche in cui sostanzialmente partecipavano 4-5 cittadini e il resto erano addetti ai lavori sostanzialmente, quindi consiglieri o comunque persone che sono molto vicine all'attività consiliare. L'amministrazione si blocca anche perché, negandoci un consiglio comunale aperto, utilizzando dei cavilli burocratici, dei cavilli regolamentari, non prende una decisione forte, perché il sindaco avrebbe potuto dire: a livello regolamentare non avete il diritto di chiedere un consiglio comunale aperto, ma io da sindaco lo convoco perché mi sento la responsabilità e la volontà di aprire un confronto politico o comunque un confronto con i cittadini. Questo non è stato fatto e quindi è anche questa una scelta. Questa non scelta diventa una presa di responsabilità forte, cioè quella di chiudersi e non volersi confrontare. Chiudo dicendo, perché poi giustamente abbiamo pensato di impostarla un po' così la serata, con un'introduzione, con un intervento di un rappresentante per ogni gruppo consigliare e poi un confronto anche con voi sul clima che c'è proprio sul PGT. Chiudo dicendo che l'amministrazione ha solo fatto degli incontri privati con questo gruppo di cittadini, si nega il confronto pubblico e sostanzialmente all'interno della maggioranza vogliono far passare un po' anche il tema che loro al loro interno discutono, qualcuno lotta per, come dire, portare avanti alcune di queste battaglie, ma sostanzialmente le decisioni non si vedono, perché nero su bianco noi non abbiamo visto nulla di diverso dal loro piano di governo del territorio iniziale, sono solo sostanzialmente dichiarazioni ai giornali piuttosto che promesse che vengono fatte ai marciapiedi quando il confronto diventa informale. Però nei fatti, alla prova dei fatti, quello che è stato approvato, gli indirizzi approvati e come si sta portando avanti il piano del governo del territorio è sostanzialmente quello che abbiamo sotto gli occhi, quindi una trasformazione di diverse aree grandi, agricole e industriali, agricole e nidificabili, che si aggiungono a un riempimento del paese in tutte le zone che loro chiamano zone marginali o zone sostanzialmente buche, cioè quelle zone che sono circondate da case e che sono ancora verdi e che loro prevedono di coprire. Io chiudo questa introduzione, perché forse sono stato anche oltre i 6-7 minuti che avevamo previsto, pagherò il penale. Più avanti lascio a voi la parola per approfondire il tema. Sì. Buonasera a tutti. Io direi che nella introduzione di Andrea però c'è stata una punta di ottimismo eccessivo quando ha detto che, visti gli sviluppi degli ultimi mesi, in realtà dal nostro punto di vista non c'è stato alcun sviluppo, perché se andiamo indietro con la memoria a febbraio del 2011, quando noi abbiamo promosso la prima iniziativa pubblica sul PGT, sul piano di governo del territorio, da quella data ad oggi in verità non è cambiato assolutamente nulla, nel senso che ci sono state 2 presentazioni da parte dell'amministrazione comunale con tante idee preoccupanti, ma sostanzialmente non c'è stato nessun confronto né con i cittadini né con le forze politiche di opposizione. Tra l'altro queste presentazioni sono state gestite esclusivamente dai tecnici che erano stati incaricati di redigere il piano di governo del territorio, e dei 2 tecnici, di uno ormai sicuramente si sono perse le tracce perché non gli è stato rinnovato l'incarico in comune, parlo di Cucchi, mentre dell'altro lo rivedremo sulla scena non si sa quando. A parte questo però volevo precisare ancora una cosa. Il percorso del piano del governo del territorio poteva essere una buona occasione per fare tutta una serie di considerazioni su quello che è il territorio di Tannareggio e di che cosa pensiamo per il futuro.
E io parlo di confronto perché sappiamo che ci sono parecchie polemiche e parecchie occasioni di recriminazione verso le precedenti amministrazioni. Però, trattandosi di un piano del governo del territorio che cade in un momento particolarmente difficile dell'economia italiana, era opportuno a quel punto farne un motivo di ripensamento generale e porre alcuni punti fermi. Io non mi voglio soffermare su quelle che sono state le varie proposte che abbiamo avanzato a diverso titolo come gruppi di minoranza. Però volevo fare due considerazioni di ordine generale. La prima è che, considerato il difficile momento economico, e questo era già palese e evidente a febbraio del 2011, non è sicuramente il caso di incentivare la costruzione di nuove abitazioni. Abbiamo ancora un elevato numero di appartamenti invenduti e purtroppo la stagnazione della crisi, se non il suo peggioramento, non ci può far assolutamente pensare che questo stock di invenduto sia smaltito in tempi brevi. Quindi non ha nessuna logica andare a favorire un ulteriore consumo del territorio per una edilizia privata. Ancor di meno, quindi, il fatto che si siano ventilate trasformazioni di aree agricole in aree edificabili. Il secondo è che il piano di governo del territorio, proprio perché doveva rappresentare un momento di ripensamento generale, ci pone però d'altra parte anche di fronte ad alcune questioni che noi dobbiamo affrontare. Non possiamo fare gli struzzi che si nascondono con la testa sotto la terra. E noi abbiamo sollevato come riformisti il problema dell'area Robbiati, Plalam, tanto per intenderci, su cui già nel 2009 nella commissione appalti erano state ventilate cifre, ipotesi, progetti, eccetera, eccetera. Però dopo quella commissione più nulla si è saputo. Allora, siccome quella è una zona strategicamente importante per Bernareggio, bisognerebbe che tutti quanti ragionassero attorno al fatto di che cosa può diventare quella zona quando non ci sarà più l'attività industriale. Perché dovremmo evitare possibilmente di fare la fine dell'altro insediamento industriale, che era quello del Gargantini, dove al posto dello stabilimento è sorto una fungaia di appartamenti, alcuni dei quali ancora non venduti. Quindi in quella zona possiamo pensare a servizi, e le idee non mancano, parcheggi. Chiaramente bisogna concordare un accordo di programma con la proprietà, però ecco, soprattutto, ripeto, bisogna ragionare su questo grosso tema. Un altro argomento che a noi sta a cuore è quello del CTL3, Consorzio del Tempo Libero. Io durante la presentazione in Consiglio Comunale, ma anche i colleghi del PD, abbiamo avuto una reazione, soprattutto la mia, piuttosto veemente, perché si parlava di insediamenti commerciali ricettivi all'interno del CTL3. Ed era una frasetta buttata lì, che sottintende però un grossissimo pericolo e soprattutto non fa capire di che cosa si sta parlando. A fronte di diverse insistenze e richieste, alla fine abbiamo scoperto che probabilmente si tratta di una espressione scritta male dai tecnici che intendevano dire tutt'altro. Che cosa sia questo tutt'altro, a oggi è ancora impossibile saperlo. L'ultima cosa su cui volevo soffermarmi era l'argomento della riqualificazione del centro storico. Allora, che la riqualificazione della piazza andasse fatta, su questo non ci siamo mai nascosti dietro un dito. Però anche qui, secondo noi, si è persa una occasione, perché andava inserita, dal nostro punto di vista, in un discorso generale per capire, oltre la piazza, le aree che ci sono dietro, e parlo soprattutto delle aree sportive come il campo di calcio e delle aree destinate a parcheggio, come si sarebbero sviluppate. Qui, secondo noi,
è mancato un progetto un po' più generale di visione complessiva, e quindi ci troviamo a metà del guado con un buon progetto secondo noi che riguarda la riqualificazione della piazza, ma poi con problemi che restano ancora lì, se non problemi che peggiorano ancora. Quindi concludo ribadendo il fatto che il piano di governo del territorio era una buona occasione per un confronto ad ampio raggio, e che aver rifiutato la richiesta di questo consiglio aperto è stata un'occasione persa dalla maggioranza, perché in definitiva si chiedeva soltanto ed esclusivamente di andare ad ottenere altre informazioni, visto il lungo periodo di silenzio, e soprattutto la possibilità di discutere anche quelle che sono le nostre controproposte. Bene, toccherebbe a me, e da ultimo davvero ben poco da aggiungere, perché dal punto di vista sia politico che tecnico chi mi ha preceduto ha illustrato una situazione che è paradossale, laddove la giunta PDL-Lega, che si è sempre proposta come una giunta di massima trasparenza, a questo punto ha negato qualsiasi tipo di colloquio, soprattutto con i cittadini, a me poi in particolar modo al riguardo di tutta una serie di richieste, e devo aggiungere in qualità di ex assessore che già fin da quando io occupavo quel posto hanno tentato più di una volta a riguardo delle richieste che mi erano fatte da quella che era la mia opposizione prima nel dare delle indicazioni fasulle ai cittadini. Ricordo anche quel tentativo deplorevole del sindaco che si è sostituito alla mia funzione andando a organizzare un incontro in cui valutava, e tenetelo ancora presente, l'osservazione sul suo terreno senza la presenza di nessun altro politico, organizzato a mia insaputa per valutare la proposta del suo terreno. Questo adesso chiudo, la dice lunga. Quindi questo è il motivo per cui adesso io mi trovo all'opposizione. Chiaramente sia io che Mariani poi non abbiamo condiviso questa modalità di approccio, che voleva, diciamo, trasferire ai cittadini delle risposte diverse da quelle che poi venivano scelte in giunta. Sì, c'è davvero un po' altro da aggiungere, questa è la mia riflessione. Se Mariani è arrivato dopo e il capogruppo vuole aggiungere qualcosa, può farlo. C'è sicuramente lo sconcerto sia nella decisione, come ha detto Brienza, di non dare la possibilità di un consiglio comunale aperto. Consiglio comunale aperto dove comunque ci sarebbe stato un confronto che già era stato chiesto nell'ultimo consiglio comunale, e che davanti a un silenzio assoluto la dice lunga, perché ha negato la possibilità di capire quali erano le posizioni della maggioranza, se c'era la possibilità di poter ancora riflettere su determinate scelte, se c'era la possibilità ancora di meditare, magari di fare delle retromarce, almeno su alcune cose. C'è stato il silenzio assoluto. Si pensava che con un consiglio comunale aperto si potesse ritornare ancora su questi argomenti, avere la possibilità di prendere e di far capire alla maggioranza che determinate scelte, specialmente per una frazione che, diciamo la verità, da anni viene comunque non presa nella dovuta considerazione, e adesso a questo punto viene penalizzata per tutta una serie di scelte architettoniche, urbanistiche e quant'altro. Il Consiglio Comunale Aperto forse era la possibilità di far meditare questa maggioranza nel fare delle scelte più condivise, diciamo così. È stata negata. Abbiamo la sensazione che ciò che è stato detto nella campagna elettorale nei fatti sia completamente disatteso. Ormai
possiamo ben dire che se è stata fatta una campagna elettorale sulla linea dell'accusa del cemento che ha aumentato a dismisura negli anni passati e che non doveva aumentare, ora nei fatti ci rendiamo conto che invece in realtà si perseguisce e si andrà a perseguire questa logica, purtroppo, e noi non possiamo essere che delusi e amareggiati di queste scelte, perché non corrispondevano a quello che volevamo noi, a quello che avevamo detto noi, a quello che avevamo espresso e condiviso nero su bianco anche negli accordi, e che ci lasciano con tanto amaro in bocca, sia come cittadini e sia come politici. Concluso. Io ringrazio, arrivo alla domande dirette, e ringrazio l'assessore Di Toma per essere presente. Io volevo sapere, è stato seguito dal comune un questionario, dove è finito, i risultati del questionario, perché non si sanno. Noi abbiamo fatto una Sul questionario è stato presentato brevemente in consiglio comunale durante una delle due serate in cui si era discusso del piano di governo del territorio il risultato. Se non sbaglio, era stato detto in quell'occasione che i questionari raccolti erano 474,